cazzo, Oscar, dobbiamo tenerci in continuo allenamento, perché non si sa mai ci fosse un fuggitivo o un delinquente, dobbiamo inseguirlo. Ed è per questo che ci alleniamo ogni singolo giorno per circa 30 secondi e poi basta. Siamo tornati nel presidio più conosciuto di tutto il mondo, ragazzi, continuate a spollicciare come dei pazzi malati, mi raccomando, continuate a sostenere la serie, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e buona visione. Ragazzi, questo è Happy e bentornati nel quarto appuntamento della serie di Papers, Please. 2 dicembre 1982. Strana epurazione in Colechia. Sparizione forse dovute a prove inattendibili. Cosa significa? Non capisco. Eccoci, sta arrivando una macchina. Ho già capito chi è. Questo è il boss generale che mi viene a dire che ho commesso degli errori, che ho ricevuto degli ammonimenti perché sono entrate delle persone che non dovevano entrare. Ma nessuno è perfetto, d'altronde. Che ci devo fare io? È arrivato anche il bollettino ufficiale di oggi. È prevista una visita dell'autorità circoscrizionale dei Gressi Nest nella giornata odierna. Ti raccomando, un comportamento impeccabile. Eccolo! Salve! Buongiorno! Allora, non saluta neanche, disgraziato. Sei l'ispettore qui? Buongiorno, svegliati. Cortura. Quindi sei responsabilità mia. Hai ricevuto 5 ammonimenti. Forse la lotteria è un errore. Questo deve motivarti. Appendilo al muro. Torno fra 10 giorni. Ministro dell'accoglienza e riconoscimento. Non mettere me in imbarazzo, Gloria Arzosca. Solo sufficienza? Che schifo. Mai una volta che si congratulino con noi per il mio lavoro. Io salvo il paese dagli attentati. Metto a rischio la mia vita ogni singola mattina. Quando mi alzo, do un bacio alla testa di mio figlio malato. Comunque, buongiorno, visito gli amici, rimango per 12 settimane, un sacco di tempo, 12 settimane. Graham William, c'è subito un'incongruenza qua nel passaporto, quindi vedi di fare poco il furbo, con me non si scherza. È sicuramente un errore, il documento è valido, anche i soldi che mi dà il poliziotto che ti porta in carcere sono valido. Adios. Buongiorno signore, come va? Fono Christian, visito amici e vengo dalla Colechia. Non lo dicono, però che vengo dalla Colechia, stanno tutti zitti. Comunque, non hai il permesso d'entrare. Quindi ti devo fare un minimo di interrogatorio. Non sapevo che serviva. Non sapevo che te non dovevi venire qui oggi. Rifiuta, ciao bello, adios. No, come no, non me ne vado. Che simpatico burlone. Perché mi dovete costringere? Io mi rifiuto. Voi dati non potete toccare me. Io ora mi esplodo come tigre. Ho diritto di entrare in acciocca. Tu pensa che io scherza, ma tigre non scherza. Fai passare me. Pum, botta in testa. Bene, lo porta via sulle spalle. Bellissimo, ogni volta che succede è come se fosse la prima volta. Godo troppo. Esanovic Heldar, vengo a visitare dei parenti. Per quanto tempo? 60 giorni. Ok, il tempo è corretto, il codice del passaporto oppure. C'è un problema, la tua faccia non mi sembra la stessa. Quindi per quale motivo? Gli anni sono stati crudeli. In questo caso forse davvero. Beh, controlliamo le impronte digitali. Se sei tu veramente non dovrei preoccuparti di niente. Potrei entrare senza alcun problema. Dice che c'è un'incongruenza, caro mio. L'identità non coincide. Per favore fammi passare. Per favore, fammi diventare ricco con tutte queste incarcerazioni. Eccolo, il nostro amico dell'ordine è tornato. I nostri agenti sono pronti. Inizia domani. Lascia passare loro. Che caspita, io se li faccio passare, ragazzi, mi ritrovo nei guai per aver collaborato con delle persone che sono contro lo Stato. Vale la pena farlo? Non lo so se vale la pena farlo. Il nostro amichetto viene qua per lavorare. Per quanto tempo però? Per un anno. Lavora nel mondo dello sport. A meno che il foglio di lavoro non sia contraffatto, ma ne dubito fortemente, dati coincidenti. Approvato il nostro amico, vero? Sì. Io mi trasferisco qua, quindi per sempre. Questo lo decideremo noi. Sui cominna, sui cominna. Dati coincidenti, sei una femmina e sei delle Federazioni Unite. Outer Grooves però non è una città delle Federazioni Unite. Perché stai cercando di fregare Stepney? Non è una cosa da fare, non capisci? Capirai. Ciao bella. Buongiorno signora, come sta? Tutto bene, vengo qua per lavorare. Progettazione. Vengo per un intero anno. C'è un solo problema. Il nome? Bettuna o Bettina? Ho più di un nome? Controlliamo. Non è un problema. Ho tutto il giorno. Ecco le mie impronte digitali. Ma c'è un piccolo problema già di fondo. Cioè qua c'è scritto nessun alias noto. Quindi non puoi entrare. Il tuo nome non è negli archivi. Per favore fai passare me. Per favore fai arrestare te. Lillian Arata.
Liliana Rata, è tutto regolare, qui il codice del passaporto corrisponde. Andiamo a vedere però se ad Antegria esiste San Marmero, e San Marmero esiste. Tanto lei non me la pagano, quindi che vada bene o che vada male non mi cambia nulla. Tanto vale, falla entrare, vai, vai, t'approvo. Non mi pagano, non mi interessa. Fine del decimo giorno. C'è un po' un problema, tuo figlio ha bisogno di medicine di nuovo, bene, compriamo tutto, medicina, riscaldamento, cibo, e nessuno dei familiari, fortunatamente, morirà. 3 dicembre 1982, furto al Ministero dell'Accoglienza, danni limitati, pochi oggetti spariti. Scandalo spionaggio interno in Antegria, delatrice in fuga. Quindi probabilmente dovremmo stare attenti a tutti coloro che provengono da Antegria, perché potrebbe esserci una persona che ha un ricercato. Una recente effrazione negli uffici dell'MA potrebbe aver compromesso le matrici dei bolli di convalido documenti. Adesso staremo più attenti. Non è stato rubato nulla di importante, ma si ritiene la contraffazione dei documenti d'Arzosca sia già iniziata. Verificare attentamente che i bolli siano ok. Va bene, si parte anche con la giornata di oggi. Vengo 2 settimane a visitare degli amici. Ok, adesso vediamo subito. Fammi prendere sta geggino documenti. Vediamo se il permesso è regolare. Non è regolare. Bene, si parte alla grande. C'è già un'incongruenza. Ma cosa? Vuoi davvero fregare me? Questo è falso. Non capisco. Lo capisco io, guarda. Ciao. Come vedete, si fa in fretta a mandare le persone in carcere. Quando fanno le cose sbagliate, se ne vanno via. È tornato il nostro amico da Obristan. Oggi è il giorno giusto. Guarda tutti i documenti validi. Non era facile, né economico. Ti dirò, il bollo corrisponde. Costava Giorgi, è il suo nome. Scal è corretto. Non c'è il peso perché non c'è la carta d'identità, quindi non posso saperlo. I documenti non sono scaduti, miracolosamente. Ragazzi, devo farlo entrare davvero. Ma mi ha detto per quanto tempo? Non me l'ha detto. Posso controllare lo scopo in qualche modo? Non si può fare, come potete ben vedere. Quindi io oggi lo faccio entrare, eh? Lo faccio entrare? Lo facciamo entrare, ragazzi. Il nostro amico delinquentello stavolta è dentro. Tu sei forte, Arzosca è forte. Ecco, prendi. E sono fissati tutti con ste monetine, eh. È incredibile questa cosa. Va bene. Stepani Greer, vengo per visita. Controlliamo. 12 settimane corrispondono a 3 mesi, che significa che se tutto il resto è ok, puoi entrare senza alcun problema. Ehi là, femmina. Non va bene. Non mi sembri una femmina. Vediamo se c'è veramente un reggiseno. No, non c'è il reggiseno. Mi dispiace un sacco, ma non sei una femminuccia. Incongruenza rilevata. E non va bene. Oh! Mi hai scoperto! Pensa un po'! Che scoperta! Io sono un cecchino, non sbaglio nulla. Eccolo! È arrivato il mio amico guardiocino. Hai arrestato 10 persone. Sono un sacco di soldi, vero? Bonus è buono. 5? 5? Eh? 50? No, 25. Dai, lo sai che sono pochi. Mia moglie è malata, ora vicino ho contagiato lei. Questo resta dopo la medicina. I miei soldi? Me li rende la prossima volta, va bene. Arresta più persone e tutto è più facile. Sì, ma non posso arrestare tutti, cioè se uno è normale che possa entrare, non lo posso arrestare. Perché non capisce, cioè. Vengo per immigrazione. Sì, però si parte subito male perché non hai portato il permesso d'entrata. Quindi o lo esibisci o te ne puoi anche andare per quanto mi riguarda. Ah, ci vuole? Eh sì, ci vuole. Rifiuta, bye bye. L'ordine sa? No! Ho sbagliato, era lui! No, ma sapete cosa vi dico? Io non mi faccio corrompere dall'ordine, ragazzi. Stavolta seguiremo le leggi dello Stato. Viene per lavoro, nell'ambito della pesca. Vediamo solo se è corretto. Se questo timbro mi dice che è corretto, io ti faccio entrare senza alcun problema. Vedor è una città della Colechia. Vedor, sì, ok, tutto regolare. Puoi entrare senza alcun problema. No, no. Approvato, eh? Approvato, ovviamente. È approvato. Sì, è approvata. Non mi dire che l'ha rifiutata, eh? No! L'avevo approvata! Ho picchiato, me l'ho sbagliato, non l'ho fatta apposta, no! Ma l'avevo fatta entrare, c'era il bollino verde. Dovrebbero mettere l'annullamento del timbro, però. E che pizza così. Sundemarius? Ai ai ai, il nome è diverso. Facciamo che mi fai vedere le impronte digitali e corrisponderanno, magari, con l'alias. Vediamo. Caro mio, nessun alias noto, quindi di conseguenza mi sa tanto che puoi andartene in carcere. Fammi passare, per favore. Sì, sicuramente. L'affitto qua aumenta tutti i giorni, non ti posso far passare. Dai, non scherziamo. Avanti un altro. Ecco quello dell'ordine che è arrabbiatissimo, probabilmente. Mi ha dato un bigliettino. Primo agente rifiutato, secondo in arrivo tra 3 giorni. Non ripetere l'errore. A me! Mi minacci in questo modo? Guarda, levati. Te non ti ascolto neanche. Questi ci fanno cacciare nei casini. Io non c'ho voglia. Ho una famiglia. Questo assomiglia a quello lì che cerca sempre di fregarci. Ho un lavoro qui. Leonox Alexei. Direttamente da Impor. Fammi vedere anche questo passaporto qua. Vogliamo vedere se il timbro è corretto. Beh, direi di sì. Foglio di lavoro. Fai un cecchettino al volo. Edilizia. Questo è coincidente. Maschio. Va bene.
Puoi entrare. Un anno? Ha detto un anno? Ha detto un anno. Fermo, fermo, però c'è solo una cosa che voglio vedere. Ai 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 ai, è il contrario! Ma mai che l'ho visto! Occhio di lince mi chiamavano! Arrestato! Questo è un cedolino evitato all'ultimo secondo. Complimenti, Stepney. Pacca sulla spalla e questa giornata di lavoro è terminata. Uno strano figuro ha portato dei soldi. Deselezionali per bruciarli. Io i tuoi soldi non li voglio. Sono quelli dell'ordine e stanno cercando di comprarmi. $1000 sembrano tanti, ma poi ci vengono a chiedere anche gli interessi. Noi non glieli diamo. La storia d'Arzosca, 4 dicembre, in parole e immagini, ma soprattutto parole. Andiamo a lavorare, va, che forse è meglio. Oh mio Dio, mi hai spaventato tantissimo. Oh, buongiorno ispettore, buongiorno a lei. Stai bene oggi? Guarda, se non vedevo la tua faccia stavo anche meglio. Ho una domanda per te. Qual è la domanda? Dimmi tutto, ti ascolto. Pensiamo che un gruppo sospetto vuole creare dei guai. Pensiamo che membri entrano da questo presidio. Così siamo qui per parlare con te. Io non li faccio entrare. Ti dice nulla questo? Questo che? Ecco, ah, fogliettino. Io? No? No, io non ho mai visto niente del genere. È un sole, potrebbe farlo chiunque, i bambini. Sì, 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 sì. Se ho qualche informazione ve la do, assolutamente, ma senza alcun problema. Molto bene, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Restituisci il tesserino e foglio. Sì, sì, prendi tutto. Ciao, ciao, ciao. Salve, buongiorno, vengo per visita. Ok. Sì, guarda, io ho un occhio, ragazzi, incredibilmente attivo. Guardate qua. Tiè, c'è già un'incongruenza e quindi significa solo una cosa: il documento non va bene. Non ne so niente, guarda, nemmeno io. Succede che la tua giornata finisce in malo modo. Adios. Anegowicz Mesuf, 88 kg, 180 centimetri. Facciamo un check. Tutto regolare. Tutto regolare, teoricamente lui non ha fatto niente di male, possiamo approvarlo. Vedi molte persone, sì? Ah, è quello che cerca gli ingegneri. Fammi un favore, dagli il biglietto quando li vedi. Torno fra qualche giorno. Va bene. 5 crediti per ogni ingegnere che chiama? Va benissimo. Tutte le entrate extra fanno comodo e sono le benvenute. Antegria Other Grows, sono di passaggio, rimango solo 2 giorni. Sì, va bene. Questo potrebbe essere in regola. E va bene. La foto è diversa. Come ho fatto a non vederlo subito? Ho fatto un'operazione. Fammi vedere un po'. Sono curioso. Se le impronte digitali corrispondono, effettivamente è lei. Ok, perfetto, puoi entrare. A ti pare che uno prende e fa l'operazione? Ma non ha senso. Vengo a vivere con mia moglie. Sì, però per venire a vivere qua hai bisogno di un passaporto. Che cos'è questo coso sul muro? Riconoscimento per sufficienza. Wow, serviva davvero una targa? Questo vuole farmi innervosire. Ma io non mi faccio fregare da te. Ecco qua il passaporto, scusami. Oh, della Colechia. Interessante lavorare con i colechiani. Dati coincidenti. Zurlo 7. Va bene. Trova targa migliore. Questa sembra schifo da 4 soldi. Me l'hanno regalata. Non l'ho comprata io. Ma ti pare che mi compro una targa da solo? Buongiorno signora, scopo del viaggio, sono di passaggio. Sì, va bene. Già che ti presenti qua senza un documento mi fai arrabbiare. Non hai il permesso di entrata, cara mia. Quindi come si fa? Serve davvero? Eh sì, soprattutto nel momento in cui tuo marito mi ha rotto le scatole. Vai, ciao bella. Poi il marito non l'aspetta neanche. Ha preso e se n'è andato via. Che è arrivato il modello di Abercrombie? Intendo lavorare in ingegneria. Questo di solito non dovrebbe fregarci per il semplice motivo che è collegato ai bigliettini. Che cos'è questo? Ti trovo un lavoro perché sono troppo bravo. Dai, ti faccio entrare, non controllo niente. Sulla fiducia. Stavolta sulla fiducia, è proprio una sensazione di esperienza. Eccolo lì! E infatti sono un pirla! Bravo Stepney, sei un non lo dico. Revisca Cody, va bene. Il peso è ok, l'altezza pure mi sembra. Vediamo se il nome corrisponde. Sembra di sì. Distretto Vescillo, va bene. La data di nascita non torna. Ehi, no, 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 no. No, no, quello di... Sempre a finire così, è una roba incredibile. È giusto, secondo voi? Giornata interrotta per attacco terroristico. Strano, non succede mai. Per fortuna abbiamo un sacco di soldi e la nostra famiglia sta bene. Uno strano figura ha portato altri soldi. 2000! Mi cercano di corrompere col doppio? No, io rifiuto, non sono interessato, grazie. Ragazzi, anche il video di oggi termina qua. Abbiamo commesso il classico errore, perché se non ne facciamo uno non siamo contenti. Sono felice che la storia vi stia piacendo. Spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Ci vediamo presto con nuovi appuntamenti. Qua sempre tutto. Bye! Va bene Wilson, te lo prometto, se un giorno fai il bravo ti porto con me alla Guardiola e lavoriamo insieme. Sei contento? Batti sto penta!